Amici, una domanda che mi state facendo in tantissimi, ma tipo tantissimi, ultimamente nei commenti è: cosa usi per registrare o editare i video? Punto di domanda. E io ovviamente rispondo a tutti, però l'unica cosa che appunto mi chiedo è: magari c'è qualcuno che non me l'ha chiesto per timidezza, non me l'ha chiesto perché non ci ha pensato, o me lo sta per chiedere sotto questo video. Quindi nel dubbio faccio un video nel quale vi spiego cosa utilizzo per registrare, cosa utilizzo per editare e un po' cosa utilizzo per far luce per la webcam anche. E credo basta, a meno che non mi venga in mente altre cose, ve le spiegherò. Quindi signori, benvenuti nel video tutorial, tra virgolette, nel quale vi spiego cosa utilizzo. E ovviamente ci sono due passaggi fondamentali per proseguire nel video e capire al meglio come utilizzare tutte le tecniche. Primo passaggio, iscriversi al canale, e secondo passaggio, attivare la campanellina. Ovviamente se state pensando che questi due passaggi siano inutili, beh, avete ragione. Ma iniziamo lo stesso. Allora, io registro sia da PC, che è qui sotto che non posso farvi vedere, però c'è il PC, e sia da PS4, che è lì, c'è la PS4. Per registrare da PC uso questi programmi, che adesso vi faccio vedere, spero li stia registrando, dovrebbe farli. Per registrare lo schermo uso Streamlabs OBS, che appunto, tra l'altro figata, serve anche per fare le live. In caso ne riparleremo. E appunto vedete che c'è sia il display capture, ovvero registra lo schermo, ovvero questo qui, nel mio caso lo schermo, sì, c'ho Batman come sfondo. Poi registra anche i vari giochi, game capture, l'audio in entrata e l'audio in uscita. Quindi facile facile, vedete qua il microfonino che si muove. Mentre la seconda cosa che utilizzo per registrare la facecam è il buon e caro OBS, che... Sì, voi starete dicendo, si chiamano entrambi OBS? Sì, però uno è OBS normale, che è questo qui per la facecam. Quanto fa strano vedermi doppio. Mentre Streamlabs OBS è anche per le live, come vi ho detto, per registrare il computer. Però io, per la maggior parte, uso OBS per registrare semplicemente il video, quindi la faccia. Ciao, Master. E basta, ed è facilissima come cosa. Qui c'è avvia e termina registrazione, che non terminerò, altrimenti non mi vedete più. E si possono fare le dirette, ma è meglio Streamlabs. Poi c'è la modalità studio, non ci ho mai cliccato. Le varie impostazioni, esci, controlli, comunque è facilissimo. E qui potete registrare ovviamente anche l'audio in entrata e uscita, bla bla bla, però io l'ho settato solo video, perché appunto l'audio, come vi ho detto, li ho settati qui e poi li andrò a montare nel programma di editing. E appunto il programma di editing che utilizzo è DaVinci Resolve 16. Qua tra l'altro vedete che ci sono un po' di robe, in questo caso c'è Fortnite, tipo sto video l'ho fatto uscire un botto di tempo fa e quindi cancelliamolo per sempre perché l'ho già editato. E qui vabbè c'è un video che non uscirà mai, non vedrete mai. E appunto qua facendo open su Untitled Project vedete che c'è tutta la cosa, tutte le varie barre, comunque è una figata totale, capibilissimo, lo capite stralla veloce, qua ci mettete i vari video, qua poi li reinserite nelle clip, andate qui e li editate, fate tutte le cose, ci sono cose stranissime del tipo potete settare vari colori, varie robe, ora vabbè non c'è nessun tipo di video quindi... non posso farvelo vedere. Oddio, volendo potrei metterci qualcosa, però no, non c'ho niente da editare, quindi va bene. E quindi niente, ci sono un botto di cose. Una volta che avete finito di editare, tagliare, fare il vostro video, vabbè, non vi sto a fare un tutorial di come editare un video, andate su questo razzettino qua, cliccate su YouTube e il video ve lo salverà e poi potrete metterlo tranquillamente su YouTube. E tra l'altro DaVinci Resolve, che non conoscono in molti perché di solito tutti utilizzano Sony Vegas e tutte quelle robe lì strane, è gratis, figata totale, quindi è gratis, basta scrivere su Google DaVinci Resolve Download, proprio così, con una velocità incredibile di mani, e lo scaricherete facilmente, non vi chiederà niente, perché tra l'altro uno di voi mi ha detto, ma lo stavo scaricando, ma mi ha chiesto una chiave, non ho idea di cosa sia, infatti non ne ho idea, però basta scrivere, fare download, sbam, che ve lo ritrovate sul computer gratuito e pronto all'utilizzo, e i video li edita molto bene. E poi comunque a imparare ci mettete relativamente poco, poi vabbè, se volete fare cose stra particolari, stranissime, ci mettete di più, però se non sapete qualcosa basta cercare su Google e vi spiega come farlo. Poi un'altra cosa che utilizzo è, allora, per fare le copertine, o il classico Photoshop, classicone, che si può craccare, occhiolino occhiolino, però vabbè, sinceramente non sono bravo a craccare le cose, però ci sono i tutorial che vi spiegano e utilizzate quelli, oppure ve lo potete comprare, che è la cosa più giusta da fare, non mi ricordo quanto costa perché non l'ho comprato, però comunque potete comprarlo, e vabbè, e Photoshop lo conosciamo tutti, strautile, straefficiente, oppure... se non volete comprare Photoshop oppure non lo sapete craccare, andate sul buon Google e andate su questo sito che si chiama Pixlr. Questo sito.
E praticamente, come vedete, è gratis, è graticissimo. C'è sia quello online che quello non, che quello offline. Le differenze sono pochissime, ma comunque c'è questo sito. E appunto vedete che potete andare a fare tutte le varie copertine. In questo caso qua c'è quella della Minecraft Hardcore, che vi invito ad andare a vedere. E comunque ci sono varie copertine, vedete tutte qua, le ho salvate perché poi i numeri li tengo, vabbè, tutte cose mie strane. E niente, basta, ci sono tutte le copertine. Per crearle nuove andate su Create New, vi andate in quelle Full HD, ovvero 1920x1080, perché YouTube richiede le copertine 1920x1080, e appunto fate create new project e qui vi sbizzarrite a creare tutte le varie cose, potete fare quello che volete. Per salvarle fate save e download, oppure se non avete voglia di finirla fate qua sulla casettina, questa qua, cliccate su toggle home e appunto il progetto sarà salvato. In questo caso non c'era niente, però ok, e poi potete tranquillamente cancellarlo, e anche questo stra intuitivo. E questo era le cose da computer. Da Play utilizzo la Play e connetto tramite l'Elgato, che al momento non posso farvi vedere ma in caso farò passare le immagini, l'Elgato tipo l'ultimo uscito, HD 60 qualcosa, non mi ricordo il nome, comunque è l'ultimo uscito, appunto tramite un sistema di fili incredibile lo collego sia alla Play sia al computer che è qua sotto, che l'ho pagato una sbrega ma non c'è bisogno che tutti abbiate un computer, però se volete collegarci l'Elgato fidatevi che è meglio. Quindi collegate il tutto al tutto, fate un collegamento e poi vi uscirà, vediamo, ora ve lo voglio far vedere, il menu dell'Elgato, che se ora me lo carica è perfetto, se non me lo carica male, però esatto me lo sta caricando. E vedete che qui c'è scritto nessun segnale, la PlayStation 4 è collegata perché ovviamente al momento è spenta, ma una volta accesa si collegherà il tutto, qua uscirà segnale attivo e appunto da qui potete comandare il tutto, potete mettere anche dei piccoli sfondi che vabbè non utilizzo io. Ci collego il microfono perché se non registro da computer senza OBS registro da PS4, quindi il microfono è collegato all'Elgato, vabbè tutte cose strane che appunto i tutorial ci sono, ho utilizzato quelli perché di sicuro non lo sapevo prima di cercare i tutorial. E niente, qui potete utilizzare, c'è il menu, poi vi salva anche i video, vediamo se ce l'ho salvati, no perché mi occupano un botto di spazio. Li salvo in questa cartella che vabbè ci sono un paio di video spoiler che non vi voglio far vedere troppo, magari di sicuro molti sono anche già usciti. E quindi questo era per quanto riguardava la Play, che è tipo molto più veloce e capibile, però facile. Mentre la webcam che utilizzo è la Logitech Brio 4K o una roba del genere. Ora voglio andare a cercare, poi ve lo dico con certezza. Sì, allora sono qua su Amazon, magari ve lo sto anche facendo vedere. Comunque è la webcam che utilizzo, è questa qua, la Logitech Brio, che ho collegato al PC, mi sembra. Sì, esatto, collegata al computer. E quindi vabbè c'è anche il menu della Logitech, ma che io non utilizzo perché vabbè utilizzo OBS, perché l'ho collegata anche a OBS. Sembra difficile a parole, ma in realtà è più facile del previsto. Con 180 euro sono permettibili, tra l'altro io l'avevo pagata di meno perché c'erano gli sconti, mi sembra o Black Friday o qualcosa, l'avevo pagata tipo 70 euro, extra stonks. E tra l'altro ho fatto un paio di comparazioni, si dice in italiano, comparazioni, ho comparato varie robe e questa è la webcam migliore al momento, ovviamente escluse tipo le bestione, tipo la Canon, tutte quelle robe lì, quelle che costano 2000 euro che vorrò prendere, ma per il momento no, perché questa qui comunque non è male. Per chi se lo stesse chiedendo, le illuminazioni vabbè sono un po' buttate così a caso, dovrei comprare altre robe. E sapete cosa ho preso ma che non utilizzo mai? Ora ve lo faccio vedere, non ve lo aspetterete mai, mai, non ve lo aspetterete mai nella vita. Ora ve lo faccio vedere, lo vado a prendere. Aia, ai, mi sto uccidendo, fa malissimo. Ho preso questo bestione che vi starete chiedendo che cos'è. Ora ve lo faccio vedere da Amazon perché pesa troppo, ciao! È stata una faticaccia. Allora, dicevo, quel bestione che non ho voluto aprire perché è troppo ingombrante è il green screen. Sapete tutti cos'è un green screen, in teoria. Se non lo sapete, ve lo faccio vedere tramite Amazon. Allora, il green screen che ho lì e che è tipo pesantissimo, sto già morendo, è quello dell'Elgato, che è tutto Elgato. Se Elgato mi stai guardando in questo video, ti prego pagami perché sto comprando tutto da te praticamente. Dovrei prendere anche lo Stream Deck dell'Elgato, pubblicità gratuita. Ma comunque è questo qui ed è strafigo perché tu lo metti in terra, tramite un coso lo tiri su ed è, come leggiamo qui, pieghevole, elastico, con tutto un telaio dietro, utilissimo. Sto tizio non so cosa sta facendo, però diciamo che è utile. E il green screen è quello che praticamente ti toglie lo sfondo da dietro. Quindi se io non volessi questo sfondo qua dietro, basta alzare il green screen, quindi ho dietro tutto verde, e poi nel programma di editing DaVinci Resolve lo può fare, semplicemente togli lo schermo verde dietro e questo appunto è un po' il risultato. Sembra tipo straciccione, strapesante, e lo è, però fidatevi che è molto molto maneggevole e costa 150 euro. Non è indispensabile, ma è molto figo. Quindi sostanzialmente queste sono le cose che utilizzo. Non dovrebbe... Ah, ovviamente c'è il microfono.
il Blue Yeti, che è qui, che non ho voglia di spostare perché l'ho messo in una posizione giusta, quindi c'è il Blue Yeti. E poi, vabbè, tutte le cose, c'è il computer, c'è il mouse, tastiera, ma quelli sono ovvie. E le cuffie. Amazon, se stai guardando questo video, inviami le cuffie perché mi voglio sparare, non mi sono ancora arrivate. Quelle per il PC, mentre quelle per la Play sono queste. Queste qua, che uso per registrare perché sono col cavo, mentre queste qui, che sono simili ma non hanno il cavo, non potete registrare alla Play con cuffie che non hanno il cavo, non chiedetemi perché queste qui hanno la chiavetta e a quanto pare non ti fa registrare l'audio, e quindi ne ho dovute comprare altre. Quindi, credo che per ora sia tutto, non dovrei essermi dimenticato niente, in caso fatemelo sapere nei commenti o fatemi sapere cose che non avete capito, cose in più, cose in meno. Io vi ringrazio per la visione, non so se questo video lo caricherò alle 2 o alle 6, magari sarà un extra, vedremo. Io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2.45, con un nuovo video. Ciao! Mamma mia, quant'era pesante quel green screen! Aia!